In questo numero di Ruote in Pista, Formula 1 a 4 Gran Premi dalla fine, si riaccende la sfida tra il ferrarista Fernando Alonso e Sebastian Vettel, Red Bull, per l'assegnazione del titolo mondiale piloti e costruttori. Pat Fry, direttore tecnico della scuderia del Cavallino, rivela i possibili interventi migliorativi alla meccanica e all'aerodinamica delle rosse per annullare il gap con la concorrente, fresca della vittoria nel Gran Premio in terra coreana. Cronaca del divorzio tra McLaren e Mercedes dopo 18 anni di vita in comune sui circuiti di tutto il mondo. Successi e delusioni di un grande amore, c'è anche un po' di gossip. BMW Serie 3 Touring sulle strade della Sardegna. Una wagon premium per palati raffinati, design rassicurante, comfort, prestazioni ad alto livello in tutta sicurezza e, dulcis in fundo, un bagagliaio più capiente. Sicurezza, risparmio, ecologia, tecnologia per la vita sulle strade di tutto il mondo. Vantaggi e sviluppi della ricerca firmati Bosch. E per concludere, le pillole di Autolink. In casa Red Bull, evidentemente, le imprese eccezionali sono di casa e non solo in pista. Fatto sta che solo qualche mese fa sembrava più difficile che Sebastian Vettel riuscisse a issarsi in solitario in testa alla classifica del Mondiale di Formula 1, piuttosto che fare un volo di 40 km in caduta libera superando la velocità del suono, come fatto da Felix Baumgartner qualche giorno fa. Eppure i bibitari austriaci sono riusciti a realizzare entrambe le cose. Il tanto temuto sorpasso sulla Ferrari di Alonso, insomma, alla fine è arrivato. Lo spagnolo ha provato in tutti i modi a evitarlo in queste ultime settimane. Con una macchina non abbastanza competitiva ha lottato, corso sulla difensiva cercando almeno di prendere sempre punti, ma complice un po' di sfortuna, alla fine ha dovuto capitolare. Ora sono lui e la Ferrari a rincorrere e a 4 gare dalla fine del campionato, senza un'inversione di tendenza che vede le rosse sempre a rincorrere la lepre Red Bull, sembra quasi impossibile pronosticare un lieto fine per i tifosi del Cavallino. Il problema principale è uno solo: lo sviluppo della monoposto. Mentre McLaren prima e Red Bull poi trovavano le soluzioni ai loro problemi, migliorando in modo significativo la vettura e tornando a vincere, la Ferrari non riusciva a fare altrettanto, sfornando una serie di novità che venivano però ogni volta scartate dopo le prove in pista. Una situazione molto frustrante, soprattutto per il povero Alonso, costretto a lottare ad armi dispari con i rivali e negli ultimi tempi piuttosto critico verso la squadra. Beh, sono sicuro che la situazione sia frustrante, perché è evidente che c'è ancora un certo gap tra noi e la Red Bull. Credo che se guardiamo indietro alle ultime gare, noi abbiamo avuto costantemente dei piccoli update, oltre a delle piccole cose che abbiamo adattato. Credo che sicuramente abbiamo fatto degli errori a Singapore, ma comunque abbiamo capito quello che è successo. E comunque, se si vuole un miglioramento costante delle performance, bisogna prendersi dei rischi. Ma noi ora abbiamo capito i problemi che avevamo e ora dobbiamo andare avanti. E ci saranno interessanti novità nelle prossime gare.
Insomma, che dire, c'è da sperare che stavolta le novità sfornate dai tecnici di Maranello diano i frutti sperati. Di certo c'è che il gruppo di lavoro coordinato da Pat Fry ha deliberato un pacchetto di modifiche che dovrebbero vedersi in occasione del prossimo Gran Premio d'India, ma le speranze per Alonso non si basano solo su questo. Bisogna anche considerare, infatti, che in questo stravagante campionato abbiamo già visto come ogni gara faccia un po' storia a sé, anche in quanto a prestazioni delle vetture con protagonisti diversi a emergere volta dopo volta, e che dunque non è detto che chi sembra più forte oggi lo sia ancora sulle prossime piste. Abbiamo visto durante la stagione che ci sono gare in cui una macchina è molto veloce e poi in quella dopo è molto lenta e in cui nessuno emergeva. McLaren poi ha avuto un ottimo periodo vincendo 3 Gran Premi molto diversi e invece oggi non sembra più così imbattibile. Mentre Suzuka è una pista in cui la Red Bull è sempre andata forte. Quindi sì, penso che noi dobbiamo soprattutto preoccuparci di sviluppare la nostra vettura da qui fino alla fine dell'anno. Che la Red Bull faccia la fine della McLaren dimostrandosi poco più di un fuoco di paglia? A Maranello ci sperano, certo, ma ad oggi la realtà è un'altra e senza adeguati sviluppi che riportino la Ferrari al top, sembra davvero difficile che Alonso possa portarsi a casa il titolo. Che succederà dunque nelle prossime gare? Io credo che dobbiamo fare il nostro lavoro. Dobbiamo continuare a sviluppare la nostra vettura, a prendere le giuste decisioni, sapendo che ogni cosa può fare la differenza. Ci sono ancora diverse gare ed è molto lunga la strada da qui alla fine. Quindi noi non ci arrenderemo mai e continueremo a provare a migliorare fino in Brasile. Non mollare mai, insomma. Potrebbe essere questo lo slogan della Ferrari per le prossime 4 gare, magari sperando in un po' di buona sorte e in qualche novità finalmente efficace dagli ingegneri di Maranello. McLaren e Mercedes, due nomi che in Formula 1 sono ben conosciuti e che per tanti anni hanno rappresentato un sodalizio inscindibile, tant'è che a un certo punto la casa tedesca era anche arrivata ad acquistare il 40% delle azioni del team britannico. Un amore che però si è incrinato qualche anno fa, quando nel 2009 la Mercedes ha rilevato la scuderia campione del mondo Brown GP e ha dunque deciso di impegnarsi in prima persona in Formula 1, attuando contestualmente un graduale ritiro dal team inglese. Un'operazione che si è conclusa senza troppo clamore, ma con diverse ripercussioni proprio quest'anno. Il gruppo tedesco Daimler, infatti, non è più un azionista del gruppo McLaren dal 1 gennaio 2012. È la fine di un sodalizio iniziato nel 1995 con le prime forniture di motori e che tante vittorie ha portato al team britannico. Una fine che ora vede i due storici marchi acerrimi rivali anche sul mercato piloti, se è vero che proprio la casa tedesca è riuscita nell'impresa di soffiare Lewis Hamilton alla McLaren, che lo aveva allevato sin da bambino per farne un proprio pilota. La fine di un'era che in realtà avrà ancora qualche strascico, in quanto il contratto di fornitura dei propulsori Mercedes alla McLaren terminerà solo a fine 2013. Dopodiché resta difficile pensare che il team britannico potrà ancora usufruire dei motori tedeschi. Comunque sia, resta il fatto che uno dei sodalizi più longevi in Formula 1 tra un team e un motorista sta volgendo al termine, e non nel migliore dei modi. Per ricordarne le tappe salienti, che inevitabilmente si sono incrociate con quelle della stessa Formula 1 negli ultimi 20 anni, vi proponiamo un filmato tutto da gustare.